Allungate il passo, forza! Zitta, zitta. Coordinata questa fila! Muoversi, muoversi! Avanti! Salite sul pullman! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, ciao, ciao. Silenzio, silenzio! Non perdiamo altro! Ho detto silenzio! Bentornata! Non so come sono contenta di vederla! Come va? Dolore? Uppa! I tuoi compagni ti reclamano! Ciao, ciao! Buongiorno, dottore. Merenda madre. Vuoi andare con loro? Magari. Non mi sembra di sapere. Dai, dai pure. Che bello. Hai sentito? Eccola, dai. Non venire con noi. Alice, Alice. Che cosa aspetti? Alice, Alice, dai. Ci stiamo sfidando. Alice. Dai, raggiungici. Dammi qua. Vieni, dai, ti aiuto io. Ciao ragazze! Ciao! Ha reagito bene all'intervento. Ora è importante che la tieni su di morale. Perché, perché la nostra ragazza notte un cuore fa riesce sempre a farmi innamorare. Di fiducia, di stelle, di notte parlando pochi mi sanno amore. Molto bene, anche se possiamo fare di meglio, eh. Ricordatevi che il pubblico di un conservatorio è diverso da quello di una festa del patrono. Quindi ci sta dicendo che non siamo all'altezza? No, dico solo che bisogna lavorare di più. E te, Nicoletta, cerca di intonarti con tutte le altre. La tua voce tende sempre a sovrastare. Che posso fare? Mi viene naturale. Devi solo cantare più piano. Per oggi può bastare. Allora posso accettare l'invito del prefetto di Bolzano? Mi chiama tutti i giorni. Ah, come no, sì, certo. Anzi, io pensavo di portare con noi Elena. Elena? Si prende una grossa responsabilità? Sì, lo so. Ma sono sicura che le farà bene prendere un po' d'aria. L'aria aperta fa bene a tutti. Come potrei dirle di no? Che bello! Ma non sei contenta? Celestina, ma è bellissimo anche il finale. Ma le parole le hai scritte? È un'osanna, l'ho tratto dalle parole del Salmo. Bene, lo cantiamo alla messa di Pasqua.
Sor Alberta non me lo permetterebbe mai. Lo so, è vero, ma bisogna anche provare. Non si può mica tenerlo chiuso in un cassetto tutto questo talento, no? Rosanna, tu credi davvero che io possa continuare a studiare seriamente musica? Ma poi se non lo facessi, sarebbe un peccato. Che è sta faccia? Celestina, vai in cucina, va, che se sta a scoccia la pasta. Va, bella, va. Perché l'hai mandata via? Non è brava? E questo è il problema. È una brava ragazza fino in fondo. Non si può montare la testa. Sì? Posso? Vieni, vieni. Devo fare di notte il bucato perché sennò non si asciugano mai. Sono frascichi. Che c'è? Presente il garzone del fornaio? Quello che ti fa gli appostamenti? No, io veramente non lo so, però... Ti piace? Forse un po', però... Però cosa? Perché io dovrei piacere a lui? Perché non dovresti? Perché sono brutta. Beh, diciamo che fai di tutto per sembrarlo, ma fortunatamente Mario ha gli occhi buoni. Tu hai il diritto di innamorarti come tutti. Non alzare un muro tra te e il mondo, perché poi diventa difficile trovare gente capace di scalarlo. Non lo vedo tanto scalatore, Mario. Diamogli una possibilità. Guarda che facciamo. Vieni con me. Ma che cosa fa? Vieni, vieni. Senti. Dammi le labbra. Non c'è più. C'è una bellissima principessa che attira a sé solo i principi che sanno scalare le mura più alte del castello. Questo te lo regalo. Grazie. E adesso vai che è tardi. E lavati la faccia, che se ti vede così sorella Federica ci ammazza tutte e due oggi. Muoversi! Ancora non mi sembra vero. Neanche a me. Composizione, persino Zandonai. Ma che cos'è Zandonai? Una stazione sciistica. E così come sta? Sei benissimo. Aspetta. Senti, passami il cassetto. Sì. Grazie. Mi dai la cipria? Sì, aspetta. Sì, tieni. Grazie. Delle ciglia lunghissime, ecco, sembrano okay, finte. Ma da dove vengono? Dai monti? Ma cosa avete da stare lì impalate? Avanti, muovetevi. Forza, cominciate a togliervi i cappotti. In silenzio. I capelli tutti da una parte. Io non ce l'avrò mai due tette così. Una alla volta senza affollarvi. Ordine, ordine. Ehi, c'è il tuo principe azzurro. Signorina, coprimi. Sì, sei tranquilla. E lei si guardi quel colletto. Ma tu sei proprio matto, che sei venuto a fare? Mi piace il canto. Ti piace il canto? Mi piace come canti tu. Vogliamo sbrigarci con questi Ma cappotti? Con il lavoro come hai fatto? Ma allora ti interesso? Ti
Cosa vuoi dire? Ma ti stai preoccupando per me? Ops. Scusate. Senti, adesso è meglio che te ne vai, altrimenti mi becco un'altra punizione. Vengo a trovarti in collegio. Sì, figuriamoci. Sì, vedrai che verrò. Vattene adesso. Vattene. Zitte. Signorina, la pregherei di non fumare. Perché? Le brave ragazze non fumano. Ma noi siamo cattive ragazze, sorella. Le mie signorine non lo sono. Secondo me le sue signorine non vedono l'ora di fumarsi una sigaretta. Ehi, ciao. Come stai? Scusi, sorella. Le devo fare in bocca al lupo. Perché se non le faccio in bocca al lupo, mi canta male. Succede sempre così. Scusate tutti. Silenzio, svergognate, non c'è niente da ridere. Avanti. Finite di sistemare la vostra roba e non voglio sentire commenti. Lei si tolga quel ciuffo dalla fronte. Sorella Celestina, sveglia, non se ne stia lì impalata. Che sta succedendo? Tu, vieni via da qui. È una vergogna! Stia alla larga da questa gente. Si trattava di una gara, non le avrei mai portate fino a qui. Non si agiti, il nostro è un pubblico molto generoso. Sì, che grazie a lei mette a confronto un gruppo di educande con un coro di professioniste. Avevo avvisato la superiore che avreste cantato in un saggio di conservatorio. Non gliel'ha detto? No. Peccato, ora tocca a voi. Elena, torna al tuo posto. Dove vai? Guardate quello! Mamma mia.
Elena. Elena, non possiamo rimanere qua, andiamo, dai. C'è stato qualche problema, signorina? Sì, io e le ragazze non sapevamo di doverci confrontare con il coro del conservatorio. Lei invece sì. Gliel'ha detto il prefetto, no? Beh, mi sembrava logico che ci ospitassero in un loro saggio. Lei ci lavora in conservatorio e queste cose dovrebbe saperle. Io so solo che le ragazze sono state umiliate inutilmente e hanno perso quel poco di fiducia in se stesse che avevano conquistato. Reverenda Madre. Sì? Elena è sparita. Come è sparita? Non si trova, l'abbiamo cercata dappertutto. Ma qualcuno non l'ha vista scendere dalla corriera? Sì, sorella Celestina. Bisognerà organizzare una battuta nei boschi. Spero per lei di riuscire a trovarla. A piedi non può essere andata lontano. Andiamo. Chiamate dei volontari del paese. Da sole non possiamo farcela. No! 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 No, non mollare! Dai, ci siamo quasi! Coraggio! Così! Elena, ma perché l'hai fatto, eh? Ha un principio di assideramento. Dobbiamo portarla al castello, subito! Dottor Eisler! Elena, la portiamo via noi. Bene. È inutile che si affretti, dottore. Abbiamo già chiamato il nuovo medico del collegio. Il nuovo medico del collegio? Da quando sono stato licenziato, reverenda madre? Da questa sera. Era già da un po' che sorella Alberta mi guardava male. Spero solo che il collega sia paziente con Elena. Oddio, ma perché l'ha fatto? Perché è scappata? Poteva morire. A volte si muore perché non si scappa. Ho lasciato Grete e dopo tanto tempo mi risento vivo. Questo ovviamente non deve farti sentire in obbligo verso di me. È solo che io ci tenevo a dirtelo. Io... La febbre non è calata, ma il focolaio è piccolo. Non dovrebbero esserci complicazioni. Ha bisogno di essere ricoverata? No, è troppo gracile. Meglio lasciarla dove sta. La ringrazio, dottore. Ossequi, reverenda madre. Arrivederla. Sorella Adele, vada lei da Elena e dia il cambio a sorella Celestina. E non faccia entrare nessuno nella stanza. Elena ha bisogno di tranquillità. Sì, reverenda madre. Prima di lasciare questa mensa vorrei esortare tutte voi a pregare per la nostra cara Elena, il cui fisico debilitato ancora di più da inutili strapazzi, ora lotta contro una grave infezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazioni. E liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma che siete matte? Me volete siete. Mettere in mezzo a me? Che dice? Delira. San Febbrone che ci si ponno coci l'ova su sta fronte. Elena, che è successo a Bolzano? Perché sei scappata? È per quei due ragazzi, quelli che si baciavano.
Perché quel bacio ti ha fatto così tanta paura? Lui la tocca. Ma certo che si toccavano. Due fidanzati si baciano, si toccano, è normale. Lui la tocca. Ogni notte la tocca. Chi la tocca? Le mani. Lei non le vede, ma le sente. Le sue mani dappertutto. Lei urla e urla. Ma... E non c'è nessuno che la sente? Lui tappa la bocca. Zitta. E lei allora che fa? Lei. Elena, cosa fa? Vuole. Lei non voleva. Chi non voleva, Elena? Io non volevo. Certo che non è colpa tua, Elena. Ma perché non l'hai detto a nessuno? Perché non hai chiesto aiuto? Perché non l'hai detto a nessuno? Non lo sapevano. E allora lui come faceva ad entrare dentro casa tua ogni notte? Era già dentro casa. Doveva solo attraversare il corridoio. Lei mi parla di una delle famiglie più rispettate che ho conosciuto in 30 anni di lavoro. Esistono genitori che cercano dai loro stessi figli amore in maniera distorta, morbosa. Esistono anche ragazzine pazze, con dei genitori affettuosi che si sacrificano tutta la vita per loro e in cambio ricevono solo capricci e bugie. Reverenda madre, lei non era lì. Non ha sentito, non ha visto tutta quella sofferenza. Io dico che se a Bolzano Elena avesse assistito a un furto invece che a un bacio, ora ci direbbe che i suoi vogliono derubarla. E sorella Adele tutto questo lo sa bene, non è vero? Quelle non potevano essere bugie. Troppi dettagli. Sorella Adele, sono anni che Elena si inventa nei rari momenti in cui parla delle storie sui genitori. E io non voglio che queste storie arrivino a chiunque. Ma almeno sentila! Non puoi far finta di niente pure stavolta, lo capisci? Faccia parlare! Indaga! Sorella Adele conosce molto bene Elena. E per essere così sconvolta un motivo c'è. Forse è il caso di indagare. L'abuso sui minori è un reato penale. Appunto. Mi auguro che vi rendiate conto delle conseguenze. Perché stavolta vado fino in fondo. E chi ha sbagliato pagherà. Noi speravamo tanto che crescendo i dottori ci avevano assicurato che era solo un problema transitorio, che con lo sviluppo è invece. Quindi si sarebbe inventata tutto? È una bambina piena di immaginazione. Beh, Elena non è proprio una bambina, eh? Per noi è come se lo fosse. Comunque, lei è sempre vissuta in un mondo tutto suo. Un mondo pieno di fantasie che a volte prendevano il posto della realtà. Una realtà forse dalla quale lei voleva fuggire. Chissà. Lo dicevano anche i dottori. Ma io... Noi abbiamo sempre cercato di darle tutto il nostro amore. Ma sicuramente da qualche parte abbiamo sbagliato. È colpa nostra. È solo colpa nostra. Lei ha fatto tutto il possibile per sua figlia. A maggior ragione sono preoccupato per lei. È evidente che soffre.
E io credo che ormai dovremo deciderci ad affidarla a degli specialisti. Magari a ricoverarla in quell'istituto. Pietro. È per il suo bene, Giorgia. E noi non possiamo fare più niente. Appena sarà guarita, verremo a prenderla e ce la porteremo via. Non c'è bisogno di prendere una decisione così affrettata. Quello che ha detto Elena a noi rimarrà tra queste quattro mura. Dico bene, signorina Ranzi? Vorrei parlare con Elena e vorrei parlarci subito. Sì, anch'io. Voi ci scusate, vero? Prego, si accomodi intanto. Grazie. Elena, di là c'è tuo padre ed è molto addolorato di quello che ha detto di lui. Potevi fargli molto male a lui e alla signorina Ranzi, che ha avuto l'ingenuità di credere a tutto quello che hai detto. Non è la prima volta che inventi delle cose sui tuoi genitori, vero? Ma stavolta ho deciso di prenderti sul serio e li ho mandati a chiamare. E vuoi sapere perché? Perché sono stufa. Stufa della leggerezza con cui lanci accusa delle persone che ti hanno messo al mondo. Hai idea di quanti danni si possono fare a se stessi e agli altri con le bugie? Perché si tratta solo di bugie, vero? Nessuno ti ha mai molestata nella tua famiglia, vero? Allora, signorina Ranzi, vuole procedere con una denuncia formale all'autorità giudiziaria? No. Bene. Impari a non farsi prendere in giro dalle sue allieve. Bisognerebbe stare attenti prima di gettare fango su delle persone per bene. Qualunque sia la verità, ci deve essere un problema molto grande in quella famiglia per giustificare un'invenzione così colossale. L'unico problema di questa famiglia è lei, Elena. Ed è un problema sempre più grosso, a quanto pare. Il tuo rapporto con il cibo ha bisogno di più controllo, sorella Ginevra. Prolunghiamo il digiuno ancora per una settimana. Un'altra settimana di digiuno, reverenda madre. La preghiera ti aiuterà a trovare la forza di resistere alla fame. Sorella Celestina. Come mai non porti la fascia di contenzione? Mi ha fatto venire delle ferite, reverenda madre. Ti farai medicare da sorella Ginevra e una volta guarita la rimetterai. È un obbligo per noi, lo sai? Sì, reverenda madre. Hai nient'altro da dirci, sorella Celestina? No, non credo di aver fatto nulla di male, reverenda madre. Vuoi che ti rinfreschi la memoria? Sì. Hai avuto desideri sessuali ultimamente? No. Hai provato sentimenti di ribellione verso la regola del nostro ordine? No. E allora perché hai tolto la fascia di contenzione? Vuole piaghe, reverenda madre. Qui sotto, suonando il pianoforte, mi ha procurato delle piaghe. Già, il pianoforte. So che sei attratta dalla musica profana, che la suoni e ne componi tu stessa. Mi piace improvvisare così ogni tanto per far esercitare le ragazze col solfeggio. Non è un peccato. Avere un'ambizione personale è un peccato per una suora. Ti ricordi qual è il primo dovere di una sorella francescana di Santa Chiara? Amare il Signore, pregare e lottare per la salvazione delle anime di chi non ha la forza per farlo.
Sorella Celestina, da quanto tempo la tua vocazione vacilla? La mia fede è salda, reverenda madre. Io non ho nessuna intenzione di rinnegare la mia scelta. Me lo auguro per te. Ma il tempo che tu dedichi al Signore e alla fede si è drasticamente ridotto da quando la signorina Ranzi è entrata in questo collegio, non è vero? Sì. E non ritieni che sia sufficiente per parlare di una crisi della tua vocazione? Sì. Sorella Celestina, tu stai per prendere i voti perpetui. Dopo ti sarà impossibile tornare indietro. Vuoi ancora fare questa scelta? Rispondi, sorella Celestina. Io... Sì o no? Non c'è bisogno di disperarsi. Il Signore non ci costringe ad amarlo. Certo, chi ha una crisi con la vocazione ha il dovere di metterla alla prova, raddoppiando i sacrifici, triplicandoli se necessario. Qual è la mia penitenza, reverenda madre? La verifica della tua fede sarà una penitenza sufficiente. Quello che potrà aiutarti in questa verifica sarà rimettere la fascia di contenzione prima che le ferite siano guarite. Quel po' di dolore che sentirai ti aiuterà a ricordare di trovare una soluzione al tuo dilaniamento. Comunque, sorella Ginevra ti benderà in modo tale che sentirai il meno dolore possibile. Sì, reverenda madre. Adele? Adele? Capisco la sua sorpresa, signorina Ranzi. Sorella Adele era stanca e malata e mi è sembrato opportuno concederle un periodo di riposo. Vorrei solo sapere dove è andata. Ha detto che sarà lei a farsi viva. Se non ha lasciato nessun indirizzo significa che non vuole essere disturbata, non le pare? Sì, ma mi meraviglia il fatto che se ne sia andata senza neanche salutarmi. Eppure è quello che è successo. Non le sembra strano che tutte le persone che le pensa di conoscere bene alla fine le diano sempre delle sorprese? Sì? Sì, sono io. No, no, purtroppo non è più con noi. Ma come sarebbe a dire? Dove è andata? Come vede, sono in tanti a cercare sorella Adele. Sì? E vuole scusarmi? Mi spiace, sì. Ha chiesto un periodo di riposo e io gliel'ho concesso volentieri. Sì, certo, mi rendo conto. No, no, non ha lasciato recapiti. Mi dispiace, mi creda. Vorrei tanto aiutarla, ma non ho idea di dove sia. E perché non mi ha mai chiamato? E cosa vuole che le dica sorella Adele? Se lo doveva aspettare da una come la signorina Ranzi. È sempre stata un'anima libera. Sì. Mi stia bene, sorella Adele. Arrivederci, arrivederci. Grazie.
ridammelo, ridammelo! L'hai consumato a forza di guardarti, eh? Non è vero! Sì che è vero! Da quando ti sei innamorata ci impieghi le ore a cercare di truccarti. Non è vero! Sì, invece, ti sei innamorata come una pera, di che non è vero se sei capace! Avanti, dillo, forza! È vero. Spegnetela, che se arriva sorella Federica troverà comunque il modo di punire me. Sentitela, che cuor di leone. Ma come? Ma non è la tua Dorata Ranzi che ha detto che bisogna essere coraggiose? Che bisogna spiegare le ali e prendere il volo? Ehi, aspetta. Che ti è successo? Sembri più carina stanotte. Hai un appuntamento. Stefania! Shh! Ciao. Allora l'hai mantenuta la promessa? Mica tanto. Mi manca solo di reggerle la candela a questa qui. Non riesco a salire. Sei pazzo, lo sai quello che rischi? No. Se ti beccano ti ammazzano. Quando posso tornare? Mai. Ma ci sarà un momento in cui non ti sorvegliano? La sera della messa delle ceneri loro non ci saranno. Ma è fra 3 settimane. E cosa sono 3 settimane? Ci vediamo giù alla stalla. Allora, che succede qui? Cos'è questa confusione? Perché non siete a letto? Che significa? Signorina Nicoletta, le dispiace dirmi che sta succedendo qui dentro? Niente, dormivamo tutte. Adesso spengo la luce, non voglio più sentire volare una mosca. È chiaro? Nicoletta. Grazie. Non c'è di che. Bene, molto bene, niente cheloidi, niente gonfiore, il tono muscolare buono, brava, sei stata brava Alice. Posso fare tutto ora? Devi fare tutto, ricordati che più la usi quella gamba e meglio è. Cammina. E allora, come ti senti? Non lo so. Per anni sono stata convinta di avere una sola gamba. E adesso lei mi ha regalato l'altra. È bellissima avere due gambe. Grazie, dottore. Noi andiamo. Riporto io Alice in collegio. Va bene, la ringrazio. Io ho ancora un pochino di lavoro da fare. Andiamo, tesoro. Ci vediamo dopo, eh? Sì, a dopo. Come va? E allora? Cosa dice il tuo professore? Avevi ragione tu, no? Per il momento non ha commentato, ma sai, lui non è un tipo sportivo. Non c'è dubbio, visto che ti ha messo a fare addirittura le pulizie da solo. Beh, io lo trovo formativo, come lavare e stirare. E non sai cosa riesco a fare in cucina. A
caffè. Strepitoso. Grazie. Che bella. Ora hai più tempo per le tue statuine, eh? Stare da soli ha i suoi vantaggi. Ma non so se mi piace. Non è facile, è vero. Ma non si può avere tutto. In che senso? Voglio dire che il prezzo da pagare per essere liberi è alto, ma è meglio che stare in gabbia. Ho un'idea. Andiamo. Sicuro? Sì. Triste pensare a chi non c'è più e che tanto siamo in gioventù. Erano gli anni più ecco. Belli, bene un po' folli sembravano allora. Oddio, che peccato. Non ti preoccupare. Scusa, Witold. Mi dispiace. Witold, voglio andare. Ci sono le ragazze sole, non mi fido. È già tardi. Ma cosa c'entrano le ragazze? Non le tirare sempre in ballo. Ma che pensi, che basta invitarmi a cena? No, ma non puoi non aver capito che cosa provo per te. E anche tu forse provi qualcosa per me, altrimenti non ci saresti venuta qui stasera. Senti, io ho preso tante di quelle batoste nella tutti vita. Tutti le abbiamo prese, le batoste. Nessuno lo sa prima se un rapporto funzionerà o no. Bisogna provarci. Non si può scappare sempre. Certo, si rischia di soffrire, ma la vita è questa. Come puoi insegnare alle tue ragazze a volare se sei la prima ad avere paura? Ti chiedo scusa. Non immaginavo di averti illuso. Me ne ero già accorto che io non sono l'uomo della tua vita. Spero solo per te che esista da qualche parte. Scusami, sono stato un po' impulsivo, non succederà più. È proprio caruccio sto modugno. Sì, hai ragione. Guardate cosa ho trovato. Ma sei impazzito. Fai vedere. Dammelo. Prendilo. Dai, sai, lo prendilo se sei capace. Dai. Dai, dai, no, dammelo. No, l'avete rotto. Guarda che hai fatto. Oddio, l'avete e rotto. Ora? E adesso come facciamo? Ora sì che siamo fritti. Ma che stai dicendo? Gliene compriamo un altro. Faremo una colletta. E questo qui? Beh, questo qui come minimo merita una condanna a rogo, non credete? Voi siete pazzi, quella ci scortica vive. Alice, tu che ne pensi? Ma sì. Era solo per vedere il festival di Sanremo, non volevamo fare niente di male. Dov'è? Nella stalla. Faremo i conti domani. Sorella Federica, andiamo. Come possiamo avvisare Stefania? Non possiamo.
Perché non me l'hai detto? Perché non me l'hai detto che avresti fatto la spia? Hai idea in che razza di guaio ci siamo cacciati? Ma io... mi avrebbero picchiato, io non ne posso più di prendere le botte. Ti avrebbero picchiato, adesso ti picchio io. Dove corri? Ci sono troppe luci accese. Andare, maiale! Ai! Sì. Di che si impiccia lei? Se ne vada via subito! Ma che è successo? Ti rendi conto di quello che hai fatto, vero? Io non ho fatto niente! Spudorata! Io non ho fatto niente! Stai zitta! Subito in dormitorio! Avanti! Potete picchiarmi quanto volete, io lo amo! Lo amo! Niente punizioni per il momento. Voglio capire bene come stanno le cose. Tale madre, tale figlia. Sarebbe opportuno che lei se ne andasse, dottor Eisler. Forse non è il momento giusto, ma voglio dirtelo. Tu sei stata leale fin dall'inizio. Non hai fatto niente per illudermi. Semmai sono stato io che... Se ti va, puoi contare su di me. Anche solo come amico. Grazie. Sorella Alberta farà di tutto per addossarti la colpa. Lo so. Signorina Nadia, me lo vuole dire lei come sono andate le cose? Eravamo tutte d'accordo. Io questo l'ho capito. Volevo solo sapere di chi è stata l'idea. Non me lo ricordo. Signorina Nicoletta, almeno lei vorrà ammettere che ultimamente, oltre ad agire in modo sconsiderato, abbiate tutti perso la memoria. No. E allora come spiega che nessuno si ricorda chi ha forzato la serratura del mio ufficio? Non lo so. Lei intende dire che non sa chi sia la responsabile? Non lo so. Volevano solo vedere il Festival di Sanremo. E la sua stanza era chiusa a chiave. Silenzio! Niente commenti! Sfortunatamente mi risulta che fosse altrove, signorina Stefania. O ha fatto in tempo a partecipare al festino nel mio ufficio e poi correre nella stalla con il suo spasimante. Lei qui non paga nemmeno la retta, quindi più di chiunque altro avrebbe dovuto tenere una condotta decorosa, non le pare? Devo confessarle che nonostante le ripetute ribellioni, la sua fermezza era motivo di orgoglio per me. Signorina, visto che non mi sembra disposta a pentirsi, vorrebbe almeno dirmi se questa ribellione ai valori cristiani con i quali siete state educate sia stata istigata da qualcuno? Bene. Lei rimarrà chiusa in questa stanza fino a quando non ritroverà la parola. Non potrà vedere nessuno. Non potrà leggere, né studiare, né tantomeno uscire. Fino a quando non ci darà una spiegazione plausibile di quello che ha fatto. Per quanto riguarda voi altre, sarete tutte punite in modo appropriato. Dal momento che dichiarate di non aver subito cattive influenze. E comunque, per scongiurare questa possibilità, da oggi tutte le attività saranno controllate a vista. Le punizioni cominceranno immediatamente. Le altre, avanti, subito in camerata. Come stai, Monica? Eh? Come stai? Stefania, sono qui! Io ci sono! Signorina Ranzi,
se ne vada a dormire che è meglio. Le ricordo che domattina le prove del coro. Bene, per oggi può bastare. Non mi pare affatto che vada bene. Anzi, direi che non ci siamo per niente, signorina Ranzi. Non è facile cantare dopo essere state frustate e senza la voce solista. Mi riferivo ad altro. Non voglio sentir cantare questa roba nella messa della Santa Pasqua. Vorrei controllare anche gli altri brani per essere sicura che si tratti di musica sacra e cantata in latino. Gli esperimenti ne abbiamo fatti abbastanza e non sono mai andati bene. Celestina, mi dispiace. Ho sbagliato io. Fa bene a scusarsi. Lei non doveva permettersi di incoraggiare le ambizioni musicali di sorella Celestina. Il suo dovere è servire il Signore, non scrivere canzonette. Papà! Andiamo, forza! Forza! Vedo che ha proprio deciso, dottor Armando. Certo, ma la cosa non finisce qui. È giusto che anche il vescovo sappia cosa sta succedendo qua dentro. Si riferisce alle pene corporali, immagino. No. Mi riferisco ai rapporti promiscui. Sua Eccellenza è già stata informata da me. Bene. E allora sono curioso di sapere cosa avrà da dirmi. Mi spiace, signori, l'ho sbagliato a confidarmi con mio padre. Andiamo, andiamo! Mi aveva promesso che non avrebbe detto niente! Mi auguravo di tenere chiusa la faccenda fra queste mura, ma è stato impossibile. Anche il vescovo è molto scosso per quello che è successo in questo collegio. Ad ogni modo, le punizioni ora sono finite, quindi può mettere in condizioni le ragazze di cantare come si deve, al più presto. E per quanto riguarda la voce solista, non credo che farà più parte di questo collegio per il giorno di Pasqua. Io non voglio più farne parte sin da ora, reverenda madre. Questo mi addolora molto, però è un tuo diritto, sorella Celestina. Se te ne vuoi andare, nessuno ti terrà qui con la forza. Non ti ho detto di ripensarci, ti ho detto di pensarci. Fra un mese prenderai i voti perpetui. E cos'è un mese? È niente. Io non voglio rimanerci neanche un'ora in questo inferno. Ma così manderai all'aria tutti i tuoi sogni, tutto ciò in cui hai creduto. Non eri tu che dicevi che bisogna volare in alto, che ognuno di noi ha diritto di fare le proprie scelte? Sì, ma questa non è una tua scelta. È sorella Alberta che ti sta spingendo a scappare via. Non è vero. Io voglio studiare musica, come hai fatto tu. Voglio andare al conservatorio a Bolzano. Senti, quando io sono andata al conservatorio, avevo 16 anni e non ero una suora. Non lo sono più neanch'io. Non ucciderli proprio tu in mio sogno, Rosanna, ti prego. Ognuno di noi ha un limite di sopportazione. Anche le ragazze non potranno subire punizioni in eterno. Cosa vuoi dire? Sorella Alberta vuole la tua testa e non si fermerà fino a quando non l'avrà ottenuta. Buona fortuna, Rosanna. Ti ricordi di me?
il coro del Santa Chiara 2 mesi fa. Ci avete ospitato per un'esibizione. Al saggio, io suonavo il piano, non ti ricordi? Ma certo! Chissà perché non ti riconoscevo adesso. E che ci fai di bello qua? Voglio fare l'esame di ammissione per entrare qui in conservatorio. Per la classe di pianoforte e di composizione. Capisco. Bisogna prepararli molto bene gli esami di ammissione. I professori sono severissimi con chi è un po' in là con gli anni. Ah, io ne sono 23 di anni. Beh, per pianoforte principale sei già fuori età. Ti conviene concentrarti su composizione. Se vuoi ti posso dare una mano io a prepararti. Perché sei uno studente? Io mi sto diplomando in direzione d'orchestra. Sono un'autorità qui dentro. Davvero. Ti posso guidare dagli insegnanti, ti posso dare lezioni. Che ti sfatto la valigia. Non sai che piacere mi fa vederti. Anche a me. Quanto t'ho pensato. Io devo parlarle. Dimmi. Ho mentito. Lo so. No. Ho mentito davanti a sorella Alberta. Cioè? Quello che ho detto su mio padre è vero. È stata sorella Alberta. Mi ha costretta a rimangiarmi tutto. È colpa sua. Ma ora è finita. Ne ho parlato anche con mia madre. Era da un po' che non tornavo a casa. E allora? Mia sorella. Me ne sono accorta solo ora che sono tornata a casa. Di cosa ti sei accorta, Elena? Di come la guarda mio padre. Come posso aiutarti? Lei mi ha già aiutata. Ora tocca a mia madre. È di là, in cortile, le vuole parlare. Buongiorno. Signorina, volevo ringraziarla di tutto quello che ha fatto per mia figlia. Elena adesso sembra un'altra persona. È sveglia, mangia, mi parla. Elena non è fuori pericolo. Le ricadute sono possibili in qualsiasi momento, signora. Sì, lo so. Infatti è per questo che l'ho riportata qui, per allontanarla dal problema. Mio marito. Perché non l'ha denunciato? Perché non avrebbe cambiato quello che era già successo. Però adesso Elena mi ha parlato in un modo, mi ha dato una forza che io non credevo di avere. Lei non può immaginare quanto abbia sofferto mia figlia. Io non posso più permettere che succeda un'altra volta. Allontanarle da lui non è sufficiente. Cosa ci guadagnerei a denunciarlo? Io perderei il marito e le mie figlie perderebbero il padre e tutte e quattro faremmo una vita d'inferno. Io non lo dico per me, ma le bambine rimarrebbero marchiate a fuoco per la vita. Elena questo marchio già lo porta, scolpito nel cuore. No! Elena adesso è cambiata, e anche grazie a lei. Io ho parlato con sorella Alberta e le ho chiesto di prendere a convitto anche la piccola e lei ha accettato, anche se Natalia non avrebbe ancora l'età. Sì, lo so, sorella Alberta è un po' severa, rigida, ma adesso qui c'è anche lei. Io infatti volevo chiederle se lei ha intenzione di rimanere ancora al Santa Chiara prima di scrivere. Signora, non è questo il problema. Il problema è che le sue figlie hanno bisogno di un padre, i cui baci siano i baci di un padre. E tutto questo non potrà succedere se lei continuerà a stare con suo marito. Lei sta condannando se stessa e le sue figlie all'infelicità. Forse è meglio un po' di infelicità che il disonore a vita. Ciao Natalia. Ciao. Arrivederci. Arrivederla.
Quanto era buono quel vino rosso. Ma lo sai che non ero mai stata in un ristorante in vita mia? C'è sempre una prima volta. Eccoci, siamo arrivati. Ma sei sicuro che questo è un pensionato? Beh, in un certo senso lo è. E questa musica? Siamo studenti del conservatorio, suoniamo. Dai, vieni dentro. Allora? Mi spiace, anche la ragazza di Ivo dorme col fidanzato stanotte. Pure lei? È sabato. È l'unico giorno in cui si può... Beh, io sono l'unico che ha una stanza da solo. Ho capito, ma anche se mi cedi il tuo letto, tu dove vai a dormire? Non era questo che pensavo. Perché fai quella faccia? E dai, è solo per una notte. Ma... Che problema c'è? Ci stringiamo. Ah, mi avevi detto maschi con maschi e femmine con femmine. Ho capito, ma non è colpa mia se tutti i fidanzati sono in licenza premio. Non ti preoccupare, dai. Stai calma. È per questo che mi hai fatto bere tutto quel vino, eh? È per questo. Ma dove vai? Non lo so, è un albergo, è una pensione, non posso per dormire. Posso darti una mano anche con gli esami? I professori mi stanno a sentire. Ma che credi? Che io dormo con te la prima notte che ti conosco? Ma che ti sei messo in testa? La prima, la seconda, la terza, eh? Lasciami! Fare tanto la santeretta, dai! Ma che hai capito? Ma che cazzo vuoi da me? Perché mi sei attaccata addosso? Ti piaccio, no? E allora? Perché non vuoi? Perché sono una suora! Sono una suora! Sono una suora! Ne rendo conto, eccellenza, ma forse ho una soluzione che può mettere fine a tutto questo. Sì, ho parlato con il prefetto. La terrò informata, stia tranquilla. Purtroppo non possiamo più aspettare. Ora anche il vescovo vuole soddisfazione. Lei ha avuto anche troppa pazienza, reverenda madre. Sua eccellenza ha ragione. Dobbiamo fare qualcosa. Novità da Stefania? Purtroppo no. Si rifiuta di mangiare, non vuole mangiare e non vuole bere e si ostina a non parlare. Ormai la Ranzi ci passa le giornate davanti alla sua finestra e finché Stefania la vede lì non si piegherà mai. Che cosa facciamo? Lei ha ragione, sorella Federica. È pericoloso che non abbiano mai avuto un attimo di riflessione sia Stefania che la Ranzi. Bisogna trovare il modo per... aiutarle tutte e due a riflettere. Ci sono visite, reverenda madre. Faccia chiamare la signorina Ranzi.
Qualunque cosa sia successa, il signore ha scelto un modo drastico per farti capire i suoi disegni. A volte è meglio così. Non mi importa che tu non voglia parlare. Sono felice che tu sia tornata. Ora vai a riposare. La farò visitare da sorella Ginevra per sapere se le hanno usato violenze. È mio dovere scoprire come stanno le cose. Signorina Ranzi, non pensa sia il caso di soffermarsi a riflettere un attimo, considerato il numero di vittime che si sta accumulando sul suo cammino? Suor Celestina ha solo bisogno d'amore, come tutti noi. E se si è comportata in questa maniera così avventata, è solo per la severità e la freddezza con cui è stata trattata qui dentro. Queste ragazze hanno subito delle conseguenze pesantissime a causa di azioni che sarebbero state impensabili prima del suo arrivo fra noi, nonostante la freddezza e la severità di questo posto. Che conclusioni ne trae per la sua carriera di educatrice? Vorrei parlare con Stefania. Preferisco di no, visti i precedenti. Invece vorrei invitarla a parlare con qualcun altro. Sorella Adele ha lasciato un indirizzo per lei. Forse l'aiuterà a riflettere per il meglio. Ci ha pensato, signorina Stefania? Basta solo una firma. La lettera è già stata preparata. Lei sa che se viene espulsa da qui non potrà entrare in nessun altro collegio? E non continui a stare zitta. È Sua Eccellenza il Vescovo che vuole una spiegazione. Basta solo che lei ammetta di essere stata vittima di cattive influenze, facendo nome e cognome. La signorina Ranzi non c'entra. Non posso dare la colpa a lei. Bene. Allora vorrà dire che dovremmo cercare la causa nel suo ambiente familiare, visto l'esempio di sua madre. Se vuole posso accettare anche questa di motivazione, ma me lo deve mettere per iscritto. Scelga lei quale delle due le sembra più veritiera. E non si preoccupi della signorina Ranzi. Se ne sta andando. Non è vero. Voglio parlarle. Sarà difficile. Ecco. Sta lasciando il collegio in questo momento. Capisco la sua delusione. Prima vi ha istigato, fomentato, e adesso vi abbandona. Io posso darle ancora 24 ore di tempo per pensarci. Poi sarò costretta ad un'espulsione formale. Capisco che la sua decisione è molto difficile, quindi non la farò disturbare neanche per i pasti, visto che sembrano non interessarle.
lo sai da quanto tempo è che gli ho lasciato sto foglietto a quella? Lo so, ma tu lo sapevi che non me l'avrebbero mai dato? Lo sapevo, sì. Ma lei mi diceva che te ne eri andata, non è più con noi. Lo so, ero presente. Io non ci ho mai creduto, ma che potevo fare? Stavo già male, non c'avevo la forza di rimanere a baccagliare con lei. Io sono vecchia, l'enfisema non perdona. Ormai non respiro più. Mi sono imboscata per troppo tempo, Ni. Non fa lo stesso errore che poi te ci ammali. E poi, con qua a fiato... Ma io dico, perché la tiene segregata, Stefania? Che spera? Che se pente? Non le basta un pentimento stavolta. Cerca un'accusa precisa. Da Stefania. Ma non ce l'avrà mai, manco sotto tortura. Per ora non l'ha avuta neanche dalle altre. Ma potrebbe averla da me. E perché? Per salvare Stefania da un'espulsione. Beh, non te puoi piare tutte le colpe. Magari salvi Stefania, ma a quel punto sai quante ne scorti, Alberta. E sarai te che l'avrai legittimata. E poi, se t'accusi, chiudi con l'insegnamento. Ci hai pensato? Sì, ma non so se sarebbe una grande perdita. Oh, ma che stai a dì? Ah, andiamo bene. Con tutti i problemi che ho procurato alle mie ragazze. Ah, sì? E allora perché preferiscono farsi frustare invece che accusarti? Te lo dico io. Perché? Perché l'hai fatta ricominciare a vivere. Tu gli hai dato una speranza. Gente come Alice, Stefania, Elena hanno capito chi sono grazie a te. E io pure. Che dici? Ma quando mai mi sarei ribellata alla superiora se non ci fossi stata tu? Non è mai troppo tardi per uscire da una gabbia. Io sono la dimostrazione vivente. Una volta mi hai detto che come amico avrei sempre potuto contare su di te, giusto? Adesso io ho bisogno d'aiuto. Cosa ti è successo? No, non si tratta di me. Non ci sarei mai venuta qua se si trattava di me, credimi. Beh, potevi anche decidere di venire perché avevi cambiato idea. Va bene, era solo un'ipotesi la mia. Si tratta di Stefania, Witold. Sorella Alberta la tiene segregata e lei si rifiuta di mangiare e di bere. E io come posso aiutarti? Come medico potresti chiedere di visitarla per verificare il suo stato di salute. Potremmo fare un esposto per maltrattamenti, non lo so. Potremmo rivolgerci al vescovo. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Non ce la faccio più da sola. Beh, io credo che sorella Alberta non mi permetterà mai neanche di avvicinarmi. Da sola? Ma certo, ecco perché mi ha dato solo adesso l'indirizzo. Mi se voleva levare da torno. Che cosa? Voleva rimanere da sola. Ma... è per questo che mi ha allontanato. Ma... voleva rimanere da sola con Stefania. Witold, devo tornare là. Cosa? Ma che... Witold, dobbiamo sì. andare al collegio, ti prego. Sì, ho bisogno sì. d'aiuto. Vieni. Stefania! 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 Oddio, che hai fatto? Oh, Stefania! Stefania! Sorella Ginevra, chiami subito un'ambulanza, poi mi porti delle bende dall'infermeria. Sì, dottore. I tagli sono verticali, ci ha provato sul serio. No! Ce la possiamo ancora fare se ci sbrighiamo. Dove stai andando? Sorella Ginevra, che cosa aspetta? Mi porti queste bende. Avanti! Dove crede di andare? Ci fermi!
Non l'ho sentita bussare. Perché non l'ho fatto, ma mi avrei sentita arrivare. Cos'è successo? Una ragazza si è tagliata le vene con i pezzi di uno specchio. Una ragazza che è stata offesa, umiliata, picchiata, ricattata. E siccome non voleva che mi parlasse, non solo l'ha segregata, ma ha anche cercato di allontanarmi. Era l'unico modo per salvare Stefania dall'espulsione. E per salvare il buon nome del collegio, visto che stanno cercando un capro espiatorio, no? Se questo collegio viene chiuso, né Stefania né 100 altre ragazze come lei potranno mai avere un'educazione. E se rimane aperto? È a questo a cui vanno incontro le povere disgraziate come Stefania? Mi raccomando, fate presto. In rianimazione. Portatela direttamente in rianimazione. Non mi sarei mai immaginata che avrebbe fatto una cosa del genere. Eh no. Lei doveva immaginarlo perché la conosce bene Stefania. E lo sa che non si sarebbe mai piegata. Non sono stata io a tagliarle i polsi. Come non sono stata io a spingere ad accoppiarsi con quel ragazzo. E non sono stata neanche io a metterle in testa tutte quelle sciocchezze sul mettere le ali. Non tutti siamo in grado di volare solo perché c'è una pazza che ci istiga a farlo. Soprattutto quando c'è una pazza che si diverte a impedirlo. Io non impedisco niente a nessuno. Ci vogliono ali forti per volare. Non tutti le hanno. Ma che hai fatto? Tu sei pazza. Tu sei pazza. Tu sei pazza. Tu sei pazza! Se n'è vada. Se n'è vada. Oh, aiuto! Oh, aiuto! Oh, da pazzo! Oh, pazzo! Da pazzo! Pazzo! Oh. No, Rosanna, ferma! Ferma! Ora basta, calmati! Calmati! Pazza! Rosanna! Rosanna, pazza! Basta, Rosanna! Così fa il suo gioco. È questo che voleva, non l'hai ancora capito? Farti passare dalla parte del torto. E adesso c'è riuscita. È vero che dovrei smettere di insegnare. Sì, ma rimango lo stesso tua amica, eh? Io potrò subito tornare a cantare. Ma certo, tu devi. Più usi la voce, prima guarisci. Che dice il tuo collega? Beh, la dimetteranno in settimana. Per il padre di Elena, invece, ci vorrà qualche anno prima che lo dimettano, hai visto? Io non pensavo che la madre di Elena l'avrebbe fatto. A volte le persone che crediamo di conoscere ci danno sorprese. Verrai a sentirci cantare, vero? Non posso. Suor Alberta ha ritirato la sua denuncia, ma la polizia mi ha diffidato di avvicinarmi a lei. E conoscendomi penso che abbiano fatto bene. Però ci puoi entrare in chiesa se non ti ci avvicini. Ho procurato già abbastanza guai a questa comunità. In bocca al lupo, Stefania. Sei proprio sicura di volertene andare? Sì. Grazie di tutto, Witold. Thank you.
Bene. Sorella Celestina ha fatto un piccolo miracolo a mettervi in condizione di cantare questo bel pezzo del repertorio tradizionale. Io mi auguro che tutte quelle di voi che hanno più sofferto a causa dei capricci e delle isterie di un'insegnante sciagurata possano recuperare se stesse prima possibile. E speriamo che sorella Celestina abbandoni al più presto questo suo doloroso mutismo. Non ce l'hai fatta a stare lontana dalle tue aquilette, vero? È inammissibile tanta sfrontatezza. Calma, calma, reverenda. Non possiamo impedirle di entrare in chiesa il giorno di Pasqua. Tranquilla. Forse non sono venuti per te. Una diffida della polizia è già una punizione sufficiente, non credi? Non mi importa niente di rischiare. Sono qui anche per te. Volevo ringraziarti. Perché? Per tutto quello che hai fatto. Beh, in fondo lo facevo anche per me, no? Pater noster, qui es in celis. Non so quanti l'avrebbero fatto al posto tuo. Secondo me chiunque. Tu sei stata leale con tutti fin dall'inizio, non potevo lasciarti sola. Il paese è piccolo e ovviamente il tuo modo di agire ha fatto molta paura. Dovevi immaginartelo che facevi saltare tutto. Senti, per aria, no? Io... ci stanno guardando tutti e io ho già tanti di quei guai. Guai? Quando si ha coraggio si va sempre incontro ai guai. Anche perché il coraggio è contagioso, non trovi? Vi ricordate tutti le parole? L'inizio è uguale. Mi raccomando, fate sentire bene la R. Stefania, dove va? Torni al suo posto. Torni al suo posto immediatamente. Non le è bastato quanto è successo. Signorina Stefania, torni al suo posto. Torni al suo posto, ho detto. Signorina Stefania! Sto solo constatando con quanto cuore le sue ragazze hanno cantato questo ringraziamento. Era da parecchio che non si sentiva un fervore così in questa cattedrale. Io credo che ci siano parecchie cose di cui io e lei dobbiamo discutere, reverenda madre, e molte posizioni da rivedere. Ho l'impressione che lei abbia dato già abbastanza ormai al Santa Chiara. In fondo ha diritto a un po' di riposo, non crede? Eccellenza, io posso essere rimossa facilmente, ma la mia coscienza no.